Allah nel Corano parla molto spesso della resurrezione e del giorno del giudizio. Ma se si vuole sapere in dettaglio cosa accade prima, bisogna ritornare alla Sunna, perché essa, al contrario di ciò che molti credono, oltre ad avere un enorme impatto nello stile di vita di un musulmano, spiega anche con chiarezza ciò che nel Corano viene generalizzato. Cosa accade dunque al momento della morte? Alla persona credente, quando è giunta l'ora prestabilita ed è pronta per passare all'altra vita, due bellissimi angeli scendono dal cielo. Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con volti radiosi e lucenti come il sole, portando il profumo ed un sudario direttamente dal paradiso, ed avvolgono il credente profumandolo in presenza di Malak al-Maut, l'angelo della morte, e dicono all'anima del credente: esci fuori per il piacere del tuo Signore, esci fuori, vieni al lusso che riceverai dal tuo Signore. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, per dare una chiara visione di ciò, disse che l'anima del credente, morto musulmano e nel tawhid, nel puro monoteismo, uscirà dal corpo come quando si versa l'acqua da una bottiglia, molto fluidamente, senza problemi, con dolcezza. Inoltre i due angeli non permetteranno a Malak al-Maut di fare alcun danno al credente. Una volta avvolta l'anima nel sudario e profumata, la portano con loro nei sette cieli. Il profeta sallallahu alaihi wasallam ci informò che nei sette cieli ci sono biliardi di angeli, ed ogni volta in cui l'anima portata dai due angeli passa vicino ad un gruppo di loro, dicono: man hadi ruh at-tayyib, che bell'anima è questa, e viene detto il suo nome. Una volta raggiunto il primo cielo, gli angeli guardiani dei cancelli li spalancano, dandogli il benvenuto. E così accade con gli altri cieli. Non c'è nessun sentimento di gelosia. Tutti gli angeli ammirano quell'anima pia. È famosa tra quelle creature gigantesche. Nel momento in cui nella dunia il corpo del credente defunto viene sepolto, Allah ordina agli angeli di riportare la sua anima all'interno di esso, per affrontare l'interrogatorio della tomba. Le tre domande poste dagli angeli al Munkar ed al Nakir, termini arabi per definire lo sconosciuto, l'ignoto. Angeli che, come li descrisse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con occhi come fulmini e voci come tuoni. Creature terribili, spaventose, e che un credente non vedrà diversamente da un miscredente. Però Allah promise nel Corano che chiunque avrebbe creduto in lui con yaqin, con certezza, e con ikhlas, con sincerità, sarebbe stato agevolato e rassicurato nella dunia e nell'akhira, quindi nella tomba e nel giorno del giudizio. Un credente, un vero credente, non avrà paura. Gli angeli quindi verranno, lo sveglieranno e gli chiederanno le tre domande: chi è il tuo Signore? Qual è la tua religione? Cosa ci dici dell'uomo che ti è stato inviato come messaggero? O di un altro hadith: qual è il tuo libro? Ovviamente a queste domande solo un vero credente potrà rispondere, ossia chi ha creduto in Allah con il cuore ed ha messo in pratica i suoi ordini con le azioni. Quindi l'anima pia risponderà: il mio Signore è Allah, ho creduto in Lui e l'ho adorato. La mia religione è l'Islam e l'uomo è Muhammad sallallahu alaihi wasallam, il mio profeta. Ho sentito di Lui, ho creduto in Lui e ho seguito la sua sunna. E gli angeli diranno: hai detto la verità, dormi o riposa, che ciò che sta per arrivare è certamente migliore, o bell'anima. Gli viene detto di guardare alla sua sinistra e viene aperta una piccola porta. E gli viene detto: guarda, questo è il tuo posto all'inferno. Allah ha creato questo posto per te, ma dal momento che hai scelto di obbedire ad Allah, ti sei salvato da esso e non ci entrerai mai. E verrà chiusa la porta. Il profeta sallallahu alaihi wasallam disse che ogni persona ha assegnato un posto in paradiso e un altro all'inferno. La scelta però è individuale. Poi viene aperta una porta sulla destra e il defunto vede il paradiso, palazzi, bellezza, luce, e non può che non amarle. E gli verrà detto: questo è ciò che ti sta aspettando, te lo sei guadagnato, questo sarà il tuo regno,
E disse profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: quando il defunto vedrà tutto ciò, farà dua ad Allah e gli chiederà: O Allah, lascia che finisca il mondo, lascia che finisca il mondo, affinché io possa andare lì e godermi ciò che mi è stato concesso. In un altro hadith, sempre classificato come sahih, viene detto che per il credente viene aperto uno spazio ampio, largo fin tanto che l'occhio può arrivare a vedere. Per l'esattezza un giardino fra i giardini del paradiso. E successivamente una persona arriva a fargli visita. Bella, radiosa e profumata. E quando gli viene chiesto chi è, egli rispose: sono le tue buone azioni. Sono stato mandato per farti compagnia. E non ti lascerò solo. No.